Finita la seconda semifinale della Lady Spring Cup 2015, le HSM sono state battute come in regular season 4-1 dalle Sexes Bomber. Abbiamo un protagonista, l'allenatore dell'HSM Luca Garaffoni, dall'altra parte invece Montemurro, portiere delle Sex Bomber. Parto da chi ha perso la partita, ovvero Garaffoni con le sue HSM, una partita che non ha avuto storia, 4-0, 4-1 all'ultimo secondo. Montemurro ci ha messo del suo, però anche voi non siete state le solite. No, noi siamo state le solite per quello che ci permetteva il periodo, il caldo, a pagamento e tanto altro. È la prima volta veramente che sul campo affronto una squadra che onestamente e oggettivamente è più forte di noi, quindi c'è poco da dire. La partita è finita 4-1, secondo me poteva finire 10-2, non cambiava niente. Hanno sbagliato loro davanti alla porta, veramente via di Dio, molto l'ha parato anche la Malgrati perché ha fatto le sue, però oggettivamente loro più veloci di noi, più rapide, occupavano meglio gli spazi, venivano giù meglio in campo, noi eravamo lente oggettivamente rispetto alla loro rapidità di movimento. A quel punto non c'è tattica che tenga, perché puoi giocare a rombo, puoi giocare a quadrato o largo stretto, ma se loro viaggiano al doppio e sono comunque tecnicamente valide come sono, onestamente chapeau. La prima squadra dall'inizio dell'anno che onestamente e oggettivamente a cui devo fare i complimenti, perché è veramente attualmente superiore a noi. Montemurro si prende, si tiene i complimenti, anche se in questa stagione hai fatto un po' da alterego insieme a Cappello in porta. Quest'oggi però si è sentita la tua presenza tra i pali, qualche intervento pesante e poi il gol del 4-1 praticamente nel photo finish. Cosa dobbiamo fare? Dai, uno ci può stare. Cioè, no, beh, è stata una bella partita, io entravo in campo carica come tutti i nostri compagni, sentita come la precedente, poi se non la semifinale ancora di più. Noi mettiamo in campo, secondo me, l'intesa che c'è soprattutto fuori dal campo. Quello che c'è fuori dal campo viene trasmesso nel campo e tutto questo è fluido il gioco. E noi siamo sereni, andiamo avanti a testa alta e ci aspetta la prossima partita. Se nulla togliere a voi HSM, sempre rispetto nei nostri confronti, vedremo come andrà a finire. Garaffoni, allora ti faccio una domanda per quanto riguarda la finalissima, che ormai sarà Sex Bomber No Name. Tu in stagione hai affrontato le No Name più volte, le Sex Bomber ormai sarà la terza volta che le affrontavi. Secondo te sarà una partita alla pari con due formazioni che si giocano al 50-50 alla finale, oppure queste Sex Bomber ti hanno veramente impressionato? Veramente impressionato, non è una finale alla pari, ma per non poterla togliere alle altre avversarie, secondo me loro hanno veramente ad oggi, viaggiano su un livello diverso proprio di reattività. Poi magari verrò smentito, se giocare un euro su una squadra lo gioco su di loro, perché ripeto, mi hanno impressionato dall'inizio alla fine in tutte le partite che abbiamo disputato contro di loro, quindi onestamente del campo viene trasmesso nel campo e tutto questo è fluido il gioco e noi siamo sereni, andiamo avanti a testa alta e ci aspetta la prossima partita. Se nulla togliere a voi HSM, sempre rispetto nei nostri confronti, vedremo come andrà a finire. Garaffoni, allora ti faccio una domanda per quanto riguarda la finalissima, che ormai sarà Sex Bomber No Name. Tu in stagione hai affrontato le No Name più volte, le Sex Bomber ormai sarà la terza volta che le affrontavi. Secondo te sarà una partita alla pari con due formazioni che si giocano al 50-50 alla finale, oppure queste Sex Bomber ti hanno veramente impressionato? Veramente impressionato, non è una finale alla pari, ma per non poterla togliere alle altre avversarie, secondo me loro hanno veramente ad oggi, viaggiano su un livello diverso proprio di reattività. Poi magari verrò smentito, potessi giocare un euro su una squadra lo gioco su di loro, perché ripeto, mi hanno impressionato dall'inizio alla fine in tutte le partite che abbiamo disputato contro di loro, quindi onestamente chiaramente nelle partite tipo le finali lei va in porta e forse è quel qualcosa in più che può dare alla squadra, quindi onestamente penso che siano loro le favorite. Ora voi affronterete le nonne, non so se conoscete le ragazze del circuito, ecco, dirti un pronostico è difficile prima dell'inizio della partita, però voi venite da favorita non tanto perché siete le più forti, ma perché avete fatto un percorso fino ad ora che va visto sempre vincere. Ora manca veramente l'ultimo passo. Ci manca l'ultimo passo, sì, e cercheremo di farlo nel migliore dei modi, sempre col sorriso, sempre affrontando le nostre avversarie. Conosciamo altri elementi sempre anche nelle altre squadre, quindi non c'è assolutamente nulla sotto. Affrontiamo le avversarie e così vado avanti. Vediamo di io appunto a portare a casa il primo posto. Va bene. Grazie, buona serata, buona doccia. Grazie Garaffoni, buona serata.